Matteo Salvini, continuano gli sbarchi sulle nostre coste, proprio dove è stato lei ieri, sono arrivati altri 280 immigrati. Basta, Mare Nostrum finirà, perché è ovvio che è un'operazione demente, inutile, costosa e criminale, che causa morti e porta qua migliaia di disperati, provocando tanti problemi anche agli italiani che non ce la fanno più. Quindi, siccome finirà, prima finisce meglio è. 4 mesi che lo diciamo, adesso piano piano Alfano, il PD, il Dalai Lama, tutti si stanno accorgendo che è un'operazione controproducente, basta, domani fermino le navi, domani le navi restino in porto, si allestiscano dei campi di cura, di accoglienza, di smistamento al di là del Mediterraneo, evitando che queste persone partano. Veramente lo dico col cuore in mano, ogni morto in più peserà sulle coscienze di Renzi e di chi fa finta di niente. Anche Delrio lo ha ammesso, ha detto forse è meglio fare questi centri di identificazione in Africa. Le quatermesche che si andrei a dire, però se lo dice la Lega no, adesso lo stanno dicendo veloci, però è questione di velocità, siamo a metà giugno, ci sono migliaia di disperati di carne, di esseri umani usati dagli scafisti come merce di scambio pronti a partire e a morire e c'è una stagione turistica e un'intera economia a sud e non solo a sud da salvare, quindi subito, ogni ora persa è veramente un affronto. Riforme, è vero che la Lega Nord apre a Matteo Renzi? La Lega Nord apre al buon senso e difende i territori. La riforma della Costituzione del Senato che ci ha proposto il Partito Democratico riporta tutto a Roma, tutto centralizzato, tutto statalizzato, decidono tutto nei ministeri. No, noi abbiamo detto ragazzi, se è così non va bene. Lasciamo che comuni, regioni, autonomie, territori, identità si autogestiscano e chi lo fa bene venga premiato, chi lo fa male venga punito. Se ci accettano questi principi, no, non sono io ad andare a casa di Renzi, è Renzi che dà ragione a me, quindi io lo sostengo da questo punto di vista, solo da questo punto di vista, perché evidentemente su tutto il resto siamo e saremo opposizione al governo delle sinistre.